riservata, che doveva essere riservata al governo italiano, dove dicono: guardate, c'è la crisi dello spread, voi dovete fare, la Banca Centrale Europea si raccomanda e ritiene auspicabili una serie di provvedimenti, tra cui privatizzazioni su larga scala dei servizi pubblici locali, che all'epoca ancora si definivano soprattutto di rilevanza economica. Questa cosa avveniva due mesi dopo il referendum del 12 e 13 giugno del 2011, referendum che penso tutti e tutte ricordiamo, referendum che con il 94-96% dei sì aveva abrogato una disposizione della legge 133 del 2008 che prevedeva, imponeva agli enti locali e agli enti pubblici locali la privatizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica entro un termine certo. Oltre a quello, ricorderete, quel referendum aveva eliminato anche una norma del codice dell'ambiente che imponeva un tasso minimo di remunerazione dei capitali investiti dai soggetti privati investiti nel servizio idrico integrato. Quindi, ricordate, era l'epoca in cui in tante e tanti, giustamente dicevamo, si legge acqua, si scrive acqua, si legge democrazia. Ecco, due mesi dopo quel referendum, l'ultimo referendum abrogativo, l'unico negli ultimi 35 anni ad avere successo in questo paese, ecco, dopo quella cosa lì, arriva il 5 agosto 2011, la lettera di Trichet di Draghi, e una settimana dopo arriva il decreto cosiddetto di Ferragosto, firmato da un agonizzante governo Berlusconi, e quindi da Tremonti, dove sostanzialmente le previsioni abrogate dal referendum del 2011 venivano copincollate in un decreto legge convertito in fretta e furia l'estate del 2011. Da lì poi, per fortuna, un intervento della Corte Costituzionale nel 2012 che disse che no, quella cosa il governo non la poteva fare perché c'era un vincolo referendario. L'espressione della sovranità popolare tramite referendum abrogativo andava rispettata e quindi il governo non poteva fare il gioco delle tre carte e neanche il Parlamento ovviamente l'avrebbe potuto fare. 10 anni dopo ci ritroviamo in epoca di Covid, con le mascherine, in epoca di PNRR, quindi di riprese e resilienze, e in epoca di DDL concorrenza, disegno di legge licenziato dal governo il 4 novembre 2011, 21, scusate, 10 anni dopo il 2011, era per vedere se tutti fossimo attenti, quello meno attento ero io evidentemente. Dicevo, 4 novembre 2021 il governo, Consiglio dei Ministri, licenzia il testo del disegno di legge concorrenza, un disegno di legge che, come dire, sarebbe previsto annualmente dalla legislazione di conta Euro-Italia dell'Unione Europea, ma che quest'anno è particolarmente importante perché è agganciato politicamente in maniera molto netta al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza già lo diceva chiaramente, a una delle cose in cui spingeremo per questa transizione verde, ecologica, tecnologica, eccetera, eccetera, saranno le privatizzazioni. Ora il disegno di legge concorrenza ce lo dice nero su bianco, questo ce lo dice in che termini, in termini provocatori, come spesso capita, all'articolo 1, quello di concorrenza. Noi leggiamo che, come dire, la promozione dello sviluppo della concorrenza avviene al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, di potenziare la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute dei cittadini. E qua evidentemente in epoca di Covid parlare di concorrenza e diritto alla salute dei cittadini. E poi un'altra delle finalità di questo disegno di legge è la rimozione degli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all'apertura dei mercati. Cosa significa questo per i servizi pubblici locali? Per i servizi pubblici locali questo si traduce nella disciplina dell'articolo 6 di questo disegno di legge, una disciplina che ovviamente non possiamo commentare nei dettagli perché non avrebbe senso, ma che in estrema sintesi funziona così: è un articolo di un disegno di legge di iniziativa governativa, quindi è il governo che assume l'iniziativa e porta in Parlamento
questo testo, questa proposta di legge. Questo articolo però si traduce di fatto in una legge delega. Quindi il governo prende l'iniziativa di portare in Parlamento una delega al governo, cioè una delega a se stesso, per emanare un decreto legislativo. Primo grande cortocircuito, perché evidentemente non è che può funzionare così la democrazia parlamentare. Ma comunque, restando nel merito, noi leggiamo che sostanzialmente la regola, il principio generale di funzionamento della materia della gestione dei servizi pubblici locali, attenzione, tutti i servizi pubblici locali, non c'è più, cade la distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non aventi rilevanza economica. Tutti i servizi pubblici locali di fatto trovano come principio generale di organizzazione e gestione la concorrenza, l'apertura al mercato. Peraltro questa cosa è fatta in maniera anche furba, direi smaliziata, perché il governo invoca una disposizione costituzionale che è la potestà legislativa esclusiva dello Stato, mi seguite, articolo 117 della Costituzione, una potestà legislativa esclusiva relativa non alla tutela della concorrenza, come era sempre stato fatto in passato, ma alle funzioni fondamentali dei comuni e degli enti locali, che, dice il testo, va esercitata nel rispetto della tutela della concorrenza. Quindi la definizione per legge delle funzioni fondamentali degli enti locali deve sottostare a un sovraprincipio, che è quello della tutela e promozione della concorrenza. In questo quadro, questo è il principio generale con cui ci troviamo a fare i conti, ci sono alcune eccezioni. L'eccezione dei regimi speciali ed esclusivi, che dovranno essere eventualmente regolati in maniera molto chiara, e più nei dettagli eccezioni relative per esempio all'autoproduzione, cioè alla scelta degli enti locali di tenere dentro di sé, o magari non proprio dentro di sé, con una formula ambigua che è quella delle società in house, società di diritto privato con un capitale totalmente detenuto da pubbliche amministrazioni. Non entro nel merito perché ho già parlato 8 minuti e voglio ascoltare i nostri ospiti. Ecco, se gli enti locali vorranno un domani tenere in regime di autoproduzione i servizi pubblici locali, entrano sostanzialmente in un delirio burocratico, normativo, amministrativo, per cui sostanzialmente avranno una specie di interrogatorio del KGB o non lo so, della polizia, di una polizia politica costante. Una volta all'anno dovranno fare un sacco di relazioni molto dettagliate per argomentare perché hanno scelto in principio di non rispettare il principio generale del ricorso al mercato, perché quella scelta originaria è ancora valida e perché si può proseguire su questa strada. Un'altra eccezione ha a che fare con le regole del codice del terzo settore, ma non entriamo nel merito perché è tardi. Ovviamente questo schema qua, che ho descritto in maniera un po' sommaria e un po' confusa, si applica, dicevamo, a tutti i servizi pubblici locali, e quindi c'è scritto nero su bianco che bisognerà coordinare le regole in materia di servizio idrico integrato, di ciclo dei rifiuti, con i nuovi principi di organizzazione, e prevede come corollario un incentivo forte, anche qua da costruire a livello normativo, a fare cosa? A fare fusioni, aggregazioni aziendali per costruire, come dire, operatori economici più grossi, più capaci di stare in questi mercati delle multi utility di fatto, no? Spesso e volentieri quotate in borsa, soggette a dei processi di finanziarizzazione, eccetera, eccetera. Alla faccia della concorrenza, quando, come dire, incentivi la costruzione di oligopoli, tutta sta retorica della concorrenza viene meno. Ce lo chiede l'Europa, non proprio, in realtà, perché i trattati istitutivi dell'Unione Europea non dicono in alcun modo che per i servizi di interesse economico generale l'obbligo è il mercato e la tutela e la promozione della concorrenza. Addirittura 4 giorni fa la Commissione Europea è uscita con una comunicazione molto ambiziosa sul tema della social economy, dell'economia sociale,
dicendo che la disciplina degli appalti e dei contratti pubblici dovrà essere rivista per promuovere le occasioni di lavoro e di azione della social economy. Certo, dell'Unione Europea non c'è da fidarsi tanto, però questo per completare un quadro e darvi l'idea di cosa andiamo a discutere. Questo da un punto di vista tecnico e descrittivo. Scusate la lunghezza, non era un'introduzione, era praticamente una sorta di spiegone per fare cosa? Per esonerare da questo compito noioso i nostri ospiti, che sono tre persone carissime a noi, molto vicine: Tommaso Fattori, Simona Bombieri e Alice Ravinale. Tommaso è ex consigliere regionale della regione Toscana per Sì Toscana a Sinistra, è un amico e un compagno fraterno, e lasciamo a lui la parola per primo, perché gli chiediamo di costruirci un affresco, una cornice, di darci, restituirci quella che è la cornice entro cui si muovono i processi che ho provato a descrivervi a livello tecnico. Poi passiamo agli altri due contributi. Grazie Rocco. Allora, Rocco, come mi ha spiegato poc'anzi, va in bicicletta facendo 50 km a fine settimana. Io non lo faccio, vi chiederei se posso, mentre parlo, allontanandomi, togliermi la mascherina, perché sennò credo di non arrivare a fare questa prestazione magnifica che dopo questa regalità. Questo giusto per riconoscerti anche i meriti sportivi. Rispetto invece al compito che mi è stato dato, effettivamente è complesso, perché il quadro generale non è facilmente riassumibile, però diciamo ci provo, poi magari nel dibattito approfondiamo dei punti. Allora, la prima questione, secondo me, è sul chiarimento dei termini. Noi si parla correttamente di privatizzazione, però è un termine che semplifica una serie di processi che poi potrebbero essere distinti analiticamente, cioè mercificazione, aziendalizzazione o corporatizzazione, mercificazione, finanziarizzazione, eccetera. Semplificando rispetto ai servizi pubblici, si potrebbe dire questo, che intanto bisogna avere in mente che le forme della privatizzazione sono molte e non necessariamente vanno tutte insieme, anche se spesso vanno di pari passo. La privatizzazione della forma societaria è una questione a cui Rocco ha accennato di passaggio, cioè quando io gestisco un servizio pubblico non attraverso un ente di diritto pubblico, ad esempio un'azienda speciale, ma attraverso una società per azioni, per quanto questa società per azioni possa essere a totale capitale pubblico, o possa essere a capitale misto pubblico-privato, o possa essere a capitale totalmente privato, però diciamo rimane la cornice società per azioni. L'obiettivo della società per azioni è la realizzazione di profitti alla distribuzione di dividendi, quindi molto spesso noi ci troviamo davanti a soggetti di diritto privato, ancorché di totale diciamo in mano totalmente al pubblico, che però si muovono in una logica privatistica che già cambia la funzione del servizio, cioè la produzione degli utili e profitti, anziché rispondere ai bisogni della cittadinanza, facendolo anche, si crede di essere dentro, facendolo diciamo con una serie di obiettivi, ad esempio il pareggio di bilancio e non appunto la realizzazione di attivi, il reinvestimento di ciò che serve nel miglioramento del servizio e non, ripeto, nella distribuzione degli utili di azionisti, eccetera. Un'altra forma di privatizzazione è la privatizzazione cosiddetta materiale, poi lasciamo fare le definizioni tecniche, ma insomma per intenderci, ed è quando per l'appunto, ad esempio, all'interno di una società per azioni entrano soci di diritto privato. Per esempio Ronchi, nel famoso decreto che abolimmo tutti insieme con il referendum di allora, esattamente questo stava facendo, cioè stava cercando di forzare e di spingere le società per azioni in-house, di cui una certa quota era a totale capitale pubblico, anche di città importanti appunto, verso l'obbligo di far entrare soci privati dentro il capitale azionario. C'è un'altra forma di privatizzazione che non so oggi per motivi di tempo non affronteremo, ma la accenno perché secondo me è una delle questioni
fondamentali. Ho scritto recentemente su Jacobin un articolo proprio dedicato a questo, sul cartaceo di Jacobin, dedicato proprio, diciamo, al tema il governo privato delle città, cioè il tema della privatizzazione della democrazia. L'accenno tecnicamente si dice di privatizzazione del decision making, cioè del processo decisionale. Quando le decisioni sui servizi pubblici, sui beni comuni, che sia l'acqua, che sia rifiuti, fate quello che vi viene in mente a voi, non sono più prese da un consiglio comunale eletto, ma sono prese da un consiglio di amministrazione che a porte chiuse decide, indipendentemente dalla composizione di questo consiglio di amministrazione, però hai una privatizzazione del processo decisionale della democrazia. Poi la tesi che io sostengo da tempo è che questo in parte è un obiettivo assolutamente ricercato, perché questi consigli di amministrazione rappresentano, nella maggior parte dei casi, delle vere e proprie arene post-democratiche, cioè degli spazi dove soggetti pubblici, soggetti privati, è il caso delle miste, si mettono d'accordo rispetto alle politiche pubbliche territoriali. Quindi questi nuovi, diciamo, queste istituzioni post-democratiche vere e proprie creano le nuove politiche territoriali e lo fanno al di là di ogni mandato democratico, e lo fanno attraverso tavoli di concertazione dove cordate imprenditori privati, soggetti finanziari, banche, nel caso delle multi utilities rappresentanti dei fondi di investimento, qui accenno soltanto, ma insomma, diciamo così, prendono le decisioni e creano le politiche pubbliche territoriali. Vi rendete conto che questa forma, diciamo, della privatizzazione, questo aspetto è assolutamente centrale. Potrei continuare a lungo, accendo per esempio un'altra forma di privatizzazione, la cosiddetta privatizzazione della fonte di finanziamento. Anche questa non è una cosa da poco, cioè se io dico che il servizio pubblico in questione viene finanziato non più attraverso la fiscalità generale, quindi una forma progressiva, no, che prende di più da chi dà di più, almeno in teoria, diciamo, a netto dell'evasione fiscale, e di meno a chi ha di meno. Ma nel momento in cui io dico un servizio, prendiamo appunto l'acqua perché ci abbiamo tutta chiara in mente, la finanzio tutta attraverso la tariffa, cioè che il cittadino paga, tutta significa non solo il consumo che la singola persona fa dell'acqua per lavarsi, cucinare e bere, ma anche gli investimenti straordinari, cioè io devo costruire un nuovo acquedotto, devo costruire una nuova infrastruttura, come se io dovessi costruire una nuova scuola, un nuovo ospedale. Quindi è evidente che tu un impegno finanziario di quel tipo lo dovresti finanziare con il concorso a fiscalità generale. Se tu dici no, è solo la tariffa, e quindi un meccanismo che è profondamente, come dire, antiprogressivo a proposito di Costituzione, perché vuol dire che tu fai un investimento di quelle dimensioni non prendendo di più da chi ha di più, ma sostanzialmente livellato. Non ho tempo di entrare troppo in tecnicismi, però diciamo si intende che si sta parlando. Quindi questa forma di privatizzazione, la forma di finanziamento è un'altra. Poi ci sarebbe da dire sulla finanziarizzazione, pensate alle multi utilities, ci sarebbe da dire dell'ultimo grado della finanziarizzazione, cioè i future che ora si stanno facendo in borsa addirittura sull'acqua. Beh, li accenno così nel nulla e chiudo il ragionamento. Questo è per dare una diciamo un quadro. L'altro elemento, secondo me, che il quadro, cioè quindi se vogliamo la complessità dei processi, riguarda quello che noi chiamiamo, no, il neoliberismo, che ha prodotto questa ondata di privatizzazioni, provo a dire anche più velocemente poi delle ragioni materiali. Ora è chiaro, anche qui poi si potrebbe distinguere analiticamente, si potrebbe dire esiste, diciamo, una forma di neoliberismo puro, ed è quello che dice che una società funziona se, diciamo così, tutti gli aspetti della vita individuale e collettiva sono governati dai mercati che per definizione sono perfetti e funzionano in maniera appunto perfetta e pura. Ora è chiaro che questa è, come dire, un'ideologia del neoliberismo puro che è, come dire, empiricamente smentita dai fatti. Ci sono studiosi come Crouch che giustamente hanno parlato della incredibile non morte del neoliberismo, perché di solito una teoria, diciamo, un minimo di attinenza con la realtà empirica ce l'ha. Se tu hai un'empiria che ti smentisce continuamente, tu dici il mercato più puro di tutti, pensate, è quello finanziario, no? Tecnicamente il mercato puro è il mercato finanziario. Basta vedere che è successo il mercato finanziario, la crisi 2007-2008, per dire che questa è una cosa.
un'altra forma, diciamo, il neoliberismo cosiddetto critico, che è quello che dice sì, i mercati funzionano per esempio anche nel campo finanziario, ma non funzionano sempre, quindi diciamo per esempio non si risolvono problemi come ad esempio la crisi climatica o appunto alcuni servizi pubblici fondamentali non possono essere gestiti dal mercato. C'è questa corrente anche all'interno del mondo, diciamo così, neoliberista. E poi c'è quella che qualcuno ha chiamato il neoliberismo reale, cioè quello effettivo, quello che domina il pianeta da, diciamo, dagli anni 80 in avanti. Che il neoliberismo reale chiaramente è quello che conosciamo tutti, che io diciamo è abbastanza scatto, nel senso che in realtà è un neoliberismo quando fa comodo essere neoliberisti perché si incassa di più, quindi il caso dei servizi a privatizzare ti permette di fare grandi utili su beni fondamentali, su servizi fondamentali. Quando serve sei protezionista, quando serve sei statalista. Pensate al grande salvataggio delle banche o di tanti istituti finanziari proprio nella fase della crisi 2007-2008. Cioè erano i liberisti che chiedevano un grandissimo intervento statale, tant'è che siamo arrivati al paradosso di una situazione in cui le classi medie, le classi povere hanno salvato i ricchissimi, i super ricchi attraverso un modello che potremmo sempre definire neoliberista, nel senso che è un modello neoliberista, ripeto, reale, che ha un'ideologia e poi ha un lato. Ecco, allora, rispetto a tutto questo, poi noi come mettiamo insieme questi aspetti? Privatizzazione, neoliberismo, provato a definire servizi pubblici. Servizi pubblici, anche qui non entro in discussione dottrinale perché non c'è tempo, definizione soggettiva, oggettiva, eccetera. Diciamo semplicemente questo, sono quei servizi che rispondono a bisogni fondamentali garantendo diritti delle persone basilari appunto e fondamentali, a curarsi se si sta male, all'istruzione, all'acqua, perché senza acqua ovviamente non c'è vita, al trasporto, il diritto alla mobilità, eccetera eccetera, insomma è inutile vi faccia gli esempi che ben capite. Ora noi stiamo facendo un salto mortale indietro di 100 anni con i processi di privatizzazione spinti in corso, perché questi servizi pubblici non sono nati nella storia pubblici, erano servizi che sono nati privati nel senso proprio tecnico, cioè del participio passato di privare, cioè erano servizi di cui una fascia, larghissima popolazione, in particolare la più povera, era privata, non ne aveva accesso, erano servizi che escludevano, non erano servizi universali. Pensate alle ferrovie, pensate appunto all'acqua stessa. Poi cosa è successo? In tutta questa fase ottocentesca, io scusate vado molto veloce, insomma, per dare un quadro globale della situazione, in questa fase c'erano dei problemi non da poco, cioè per esempio non c'era le fognature o l'acqua che arrivava a determinati quartieri? Bene, partiva un'epidemia, cosiddetta esternalità negativa, che uccideva un bel po' di gente nel quartiere povero, poi siccome appunto il virus non conosce le barriere della stradali, arrivava nel quartiere ricco, che è la stessa cosa che vediamo ora con i vaccini, cioè che se noi non liberiamo vaccini ai brevetti è ovvio che le varianti si creano in quella parte del mondo e poi il virus ci ritorna variato anche in questa parte del mondo, cioè la stupidità se vogliamo di un meccanismo privatistico che vado verso la conclusione, poi semmai ridico dopo, ed è proprio il fallimento di questo modello, proprio nei 3 minuti di dati, che ha portato a un'ondata di municipalizzazioni, di pubblicizzazione quindi in Italia, appunto Giolitti, 1903, ma pensate a Beveridge, il record Beveridge in Gran Bretagna, 1942, era anche lui un liberale, non era un socialista Beveridge, però appunto anche questo sarebbe interessante studiare proprio l'involuzione non solo del pensiero della sinistra ma della stessa destra, tant'è che oggi quello che è un liberale di destra come Beveridge, per quanto illuminato, non c'è prima il 42, oggi è
diciamo, è incredibile il dibattito oggi, perché sembra molto più a sinistra di chiunque, non solo della destra ma anche della cosiddetta centro-sinistra. Insomma, questo è per dare conto della, della... Ecco, e qui arrivo proprio all'ultima battuta, poi semmai lo riprenderò dopo. È evidente che, ho dimenticato di dire qua un'altra cosa, cioè, vabbè, nel frattempo c'è anche il blocco dei paesi socialisti e tutto ciò che sta accadendo in quel pezzo del mondo. Dal punto di vista storico non è poco, come disse una volta la Marfa, dal suo punto di vista, anche lui di liberale, diciamo, moderato, lui disse l'Unione Sovietica ha fatto meglio di là dalla cortina che dalla parte sovietica della cortina, perché sapete che l'effetto di rivalità, e si potrebbe dire coniando il mercato il tema della concorrenza, faceva sì che la rivalità con il blocco socialista aveva costretto nella fase post seconda guerra mondiale a offrire servizi pubblici di qualità alle persone al di fuori della logica di mercato, al di fuori della logica dei profitti, come nel nostro referendum del 2011 per l'appunto chiedevamo. Quindi ecco, quando poi entra in crisi, cioè da una parte naturalmente il modello sovietico che si, diciamo così, implode, dall'altra parte a livello di economia globale le prime crisi cosiddette di accumulazione capitalistica, cosa succede? Che questo settore di tutti i servizi pubblici, più o meno spinta a seconda dei paesi, in certi paesi si arriva a prendere totalmente anche la sanità o l'istruzione, da noi è un processo in corso, mentre magari su altri servizi la privatizzazione è già molto più avanti, insomma è chiaramente un po' va diversificato a seconda del paese di cui si parla, però diciamo quello che accade è che diciamo, i capitali scoprono che la colonizzazione di questi settori permette di fare enormi profitti, permette di creare enorme valore, a maggior ragione in una fase di crisi, perché pensate alla crisi Covid-19, le persone non comprano più perché si bloccano anche le catene internazionali di spostamento delle merci e creazione del valore, va bene, quindi si ferma molto, si ferma, ma se tu hai bisogno dell'acqua da bere, apri il rubinetto, se hai bisogno dell'energia per accendere la luce, accendi, e se hai bisogno di curarti, epidemia, hai bisogno di andare in ospedale. Quindi è chiaro che se tu riesci a entrare in questi servizi, che sono per lo più tra l'altro monopolistici, cioè sono servizi monopoli cosiddetti privati o monopoli tecnici, tu come soggetto privato ti garantisci profitti su servizi a domanda inelastica di cui le persone non possono sostanzialmente fare a meno dove non c'è concorrenza. E questa è infatti l'ultima cosa che dico, è anche la presa di giro del DDL concorrenza, cioè intitoli alla concorrenza qualcosa che sai benissimo che non ha nulla a che vedere con la concorrenza, perché noi si sta parlando nella grandissima parte dei casi, ovviamente, appunto, ripeto, di monopoli cosiddetti naturali o tecnici, dove non è possibile alcuna concorrenza di fatto, a meno che io non vorrei prendere in giro, la concorrenza si fa nelle gare, ma ora non ho tempo di aprire questo file, diciamo, la discussione. Ma è evidente che prendiamo il crollo del Ponte Morandi dell'autostrada, cioè cos'è la concorrenza sulle autostrade? Cioè quando Benetton si prende una concessione di 20 o 30 anni, fa profitti su quella infrastruttura, nessuno costruisce un'autostrada parallela per fare la concorrenza tra i due gestori. Sarebbe folle da un punto di vista anche ambientale, allora non gli importa nulla, però diciamo è comunque folle da un punto di vista anche economico, quindi non lo fa nessuno, non a caso. Quello si prende una mega concessione, crolla un ponte, cerca anche di far saltare il meccanismo e non ce la fai perché alla fine gli devi pure dare gli indennizi. Cioè questo è il meccanismo riassunto brevemente del, diciamo, che abbiamo davanti. Quindi invasione di questi territori che permettono di fare enormi profitti in maniera, io dico, parassitaria. Cioè le persone pagheranno quelle tariffe, pagheranno quei costi, e allo stesso tempo tu stai dentro ben protetto, senza cosiddetti rischi di impresa, ti riempi i soldi, le tasche di soldi, e lo fai anche in fase di crisi economica. Questo è, diciamo, il modello che abbiamo davanti, sta a noi cercare di farlo saltare, ma di questo insomma si parlerà meglio più tardi. Grazie Tommaso, grazie. Tommaso è riuscito in maniera efficace a darci, a restituirci un quadro veramente, veramente, come vedete, complicato. Cioè sei ritornato alla fine dell'Ottocento per spiegarci cosa sta succedendo oggi.
Questa cornice generale ora si tratta di concretizzarla e abbiamo chiesto a Simona e ad Alice di aiutarci a farlo. Iniziamo con Simona Bombieri, che anche lei è una compagna di sempre, componente del comitato torinese, dei movimenti sostanzialmente per l'acqua pubblica, persona di riferimento, diciamo, nelle lotte per i beni comuni in questa città, e chiediamo insomma a Simona di cominciare a traghettarci da questa cornice generale a quello che è, come dire, il vissuto torinese, il vissuto più territoriale rispetto a queste dinamiche politiche ed economiche generali che Tommaso ci ha descritto. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Allora, diciamo che queste ulteriori svolte normative vanno ad inserirsi in quello che comunque è un processo che va avanti da un po'. Dal referendum ad oggi direi che ogni governo che si è succeduto ha messo un po' il suo zampino per portarci verso la privatizzazione, iniettando una goccia di veleno alla volta. Adesso arriva un colpo pesante tutto insieme, però l'idea di spartire il territorio e favorire le grandi aggregazioni c'è da un po'. Non per nulla noi abbiamo il nord del nostro paese che è quasi spartito, insomma, tra quattro grandi aziende multiservizi, A2A, Acea, Era e Iren. E se noi guardiamo proprio il nostro territorio piemontese, la nostra SMAT è una mosca bianca, cioè noi abbiamo un'azienda totale capitale pubblico che è il gestore unico della provincia di Torino, ma questa è una situazione anomala nel panorama piemontese, perché in tutte le altre province sono presenti più gestori pubblici, privati, e Iren tramite sue controllate è presente ovunque. Iren sta facendo una guerra, sta facendo water grabbing ed è così, sta piano piano entrando ovunque nelle gestioni, accaparrandosi il settore idrico, e non ha tra l'altro mai nascosto le mire anche su SMAT. Per questo è molto, molto importante mettere in sicurezza Iren, scusate, la SMAT. Noi in questi più di 10 anni che ci battiamo per trasformare la SMAT in un'azienda di diritto pubblico, proprio per blindare la sua natura pubblica. Purtroppo non ci siamo ancora riusciti e oggi ci troviamo, insomma, a dover fronteggiare il fatto che c'è questa ulteriore spinta alla privatizzazione che forse non ci vede in prima linea immediatamente, però non dobbiamo trascurare i segnali di allarme che ci sono. E noi in questi anni abbiamo avuto modo di vedere proprio le strategie di Iren, l'abbiamo vista in azione recentemente, per esempio nel lato 2, che è Biellese, Casalese, Vercellese, dove esiste un'azienda pubblica, la Comuni Riuniti, che gestisce efficacemente con soddisfazione dei cittadini il servizio idrico e che si è vista trascinare dall'autorità d'ambito nei tribunali perché lasciasse questa concessione. Sono arrivati al punto di revocare la concessione per spartirla tra i gestori privati, tutto perché secondo la legge il gestore deve essere un gestore unico a livello di autorità, insomma, territoriale ottimale, però ci si chiede: ma perché? Perché adesso? E soprattutto perché con 9 gestori devi cominciare proprio da quello pubblico? Perché non è stato possibile ragionare diversamente, visto che c'è stato un referendum che ha chiesto che l'acqua restasse pubblica? Perché non è stato possibile ragionare invece sullo scorporo dell'idrico dalle aziende multiservizi? Questo ragionamento non è neanche stato preso in considerazione, ci si è battuti soltanto perché questo gestore pubblico venisse
annullato, cancellato e il suo territorio fosse spartito con grande gioia di Iren. E lo stesso sta avvenendo anche se il processo non è ancora concluso e si spera che non lo sia nei termini che con cui è stato per la Comuni Riuniti, nell'Alessandrino, dove esistono tutta una serie di piccoli comuni che hanno una gestione autonoma dell'acquedotto, esistono acquedotti rurali che servono a volte anche solo delle piccole frazioni, che quindi non sono numericamente interessanti a livello di utenze per Iren, ma possiedono le sorgenti di acqua buona, pregiata, e per il settore idroelettrico sicuramente sono hanno un fascino, ecco. La questione poi è anche questa, che in alcune recenti sentenze del TAR hanno evidenziato come uno dei motivi per respingere i tentativi di restare nella gestione pubblica dei comuni fosse che semplicemente l'ATO ha potuto dimostrare che anche il rappresentante del comune stesso all'interno dell'autorità d'ambito era d'accordo. Quindi in teoria questi comuni hanno votato, no? Come se avessero votato per sancire la loro fine. Quindi c'è anche una questione di rappresentanza all'interno delle ATO che non sta funzionando. Cioè gli strumenti ci sono perché il territorio è diviso in aree omogenee, che ciascuno ha un rappresentante che va a votare all'interno dell'ATO, ma evidentemente si è perso qualcosa. Non c'è una reale rappresentanza dei comuni. E quindi questo è un problema democratico che dobbiamo portare alla luce. Dobbiamo pretendere dai comuni che le voci arrivino, che gli strumenti democratici che ci sono a disposizione vengano utilizzati, ma utilizzati per il pubblico e non per favorire l'interesse privato. Questo poi lo vediamo anche con la nostra SMAT, che è vero che la SMAT in teoria è controllata dai comuni della provincia di Torino, però noi non siamo così convinti che questo controllo sia davvero efficace. Cioè noi ci aspettiamo dalle amministrazioni che non sia la SMAT che fa, disfa e decide, ma che venga dal pubblico l'orientamento, no? La scelta degli investimenti da fare, delle politiche sull'acqua da portare sul territorio. Questo è importante farlo, è importante che sia così. E tra l'altro, permettetemi questa piccola polemica, ma quando due tornate amministrative fa la ex sindaca Appendino era in consiglio comunale all'opposizione, aveva portato a casa una delibera, cioè una mozione, dove si chiedeva che la SMAT venisse chiamata in commissione almeno ogni 6 mesi per rendicontare su investimenti, tariffe, spreco idrico, eccetera, eccetera. Poi anche quando è diventata sindaca, improvvisamente questa urgenza, no, di controllo in qualche modo è svanita, e queste commissioni ce ne saranno state 2 o 3 nel corso di 5 anni, comunque di certo non ogni 6 mesi. Mentre invece sarebbe importante fare questo tipo di discorso. I comuni sono, gli enti locali sono sotto attacco e lo sono da tempo. Come diceva lui, l'assemblea elettiva da cui uno si aspetta sia quella che porta avanti, insomma, che dà gli indirizzi, si trova a non poter più dire una parola su quelli che sono aspetti fondamentali. Questo attacco ai comuni avviene su vari fronti, cioè da una parte c'è il taglio anche ai trasferimenti, perché con la scusa del debito si affamano i comuni, anche se i comuni concorrono per il debito nazionale per il 2%, cioè dobbiamo anche ricordarci questo, che è proprio una vera ingiustizia. E poi c'è la questione anche che stanno proprio cambiando gli strumenti, per dire, faccio un esempio che esula dall'acqua, però gli accordi di programma, no? Sull'urbanistica.
il consiglio comunale non ha neanche la possibilità di fare, dire, emendare, cioè il consiglio comunale prende atto di qualcosa che si è deciso altrove. Cioè, è vero, questo non è un discorso che non è un esempio legato all'acqua, però anche il fatto che le scelte vengano fatte prima nel consiglio di amministrazione che nel consiglio comunale è qualcosa di grave che ci deve veramente allarmare, perché la tendenza normativa la vediamo, è quella, cioè i comuni devono scomparire, non devono più occuparsi di quello di cui si occupavano prima. Insomma, c'è un attacco all'autonomia comunale e abbiamo bisogno che ci sia uno scatto d'orgoglio, insomma. L'autonomia dei comuni è sancita a livello costituzionale, c'è l'articolo 118, insomma, c'è una storia, no? Dei nostri comuni, che sono l'ossatura della nostra democrazia. Se il Parlamento è il cuore, comunque i comuni sono l'elemento democratico più vicino ai cittadini. Se diventano residuali i comuni, siamo residuali anche noi cittadini, ed è per questo che è fondamentale respingere assolutamente questo attacco che ci viene con l'articolo 6. Inoltre dobbiamo fare anche attenzione, perché a livello regionale l'idea del lato unico regionale è stata, insomma, portata avanti, insomma, è stata tirata fuori più volte. È chiaro che per qualcuno la direzione in cui andare è quella, e noi dobbiamo assolutamente respingere questo tentativo, perché altrimenti veramente l'idea che è venuta fuori con il referendum dell'acqua, cioè voi dovete pensare a 26 milioni di cittadini che, posti davanti alla scelta pubblico o mercato, scelgono pubblico. È stato un atto di fiducia, come dice spesso Paola, un atto di fiducia incredibile. Questa fiducia deve essere, cioè deve vedere la politica all'altezza, e quindi non è possibile vedere enti locali che si fanno la guerra, le piccole guerre dell'acqua tra di loro per favorire il privato. E in particolare poi adesso con il PNRR noi temiamo che quest'idea che sta alla base del PNRR di favorire le grandi aggregazioni, insomma, faccia molto gioco alla nostra regione. Poi è anche vero che i tempi sono così stretti che forse, insomma, non è detto che riescano in qualche modo a sfruttare il PNRR per intralciare anche noi a Torino, però non è qualcosa che possiamo sottovalutare, e quindi è importante che quanti più comuni possibili facciano sentire la loro voce approvando. C'è un ordine del giorno che sarà portato in consiglio comunale, ma non voglio togliere spero che ne parli poi lei, e sarà portato in discussione anche a Torino, per chiedere lo stralcio di questo articolo che veramente è quello che sancisce proprio la fine, no? di un'autonomia comunale che, come ho cercato confusamente di spiegare finora, è comunque sotto attacco ormai da tempo. E se vogliamo avere ancora una speranza che questo referendum ci lasci qualcosa, ci lasci una, insomma, 10 anni fa abbiamo aperto una via che cercavano di chiuderci, no? Cercavano di dirci l'unico regolatore delle nostre vite è il mercato. Noi abbiamo detto di no, che ci sono altre vie, e quindi, insomma, dobbiamo difendere quella scelta e rigettare questo articolo 6. Avrei chiudo qui, perché poi magari altre cose. Grazie Simone. Grazie Simona, ma hai citato, no, un po' la parabola di Chiara Bendino. Io ci penso spesso quando ragiono di queste cose, no? Penso a un'altra questione che ha a che fare con SMAT, e penso a quella scelta che fu fatta, se non sbaglio, il primo anno della consigliatura, della sindacatura a Bendino, di chiedere
e quindi può imporre a SMAT la divisione dei dividendi, cioè l'attribuzione dei dividendi ai soci, alle pubbliche amministrazioni socie della società per azioni SMAT, una cosa che ovviamente era completamente contraria ai programmi all'epoca presentati dall'Alternativa Chiara, eccetera eccetera, ricorderete penso tutti e tutte, e che fu giustificata dicendo: ragazzi, però il tema è che dobbiamo chiudere il bilancio. Qualche tempo fa un caro compagno amico che è assessore nell'Interland di Pisa mi restituiva lo stesso quadro. Lui fa l'assessore ai lavori pubblici, alla casa, delle deleghe molto importanti, e mi diceva: guarda, io mi sento un po' alle volte un passacarte, perché in una situazione di clamoroso definanziamento e in generale abbandono degli enti locali, specie i comuni un po' medio-piccoli, io o mi affido alla mia generosità inventiva individuale e provo magari a organizzare anche un po' di privato sociale, terzo settore, e proviamo a tenere le cose, a farle un po' funzionare, oppure ci sono gli oneri di urbanizzazione e quello che posso fare è riduzione del danno, cioè provare a non far passare progetti di urbanizzazione schifosi, vergognosi, e provare a governare in questo modo il comune che amministro, a proposito di accordi di programma. Tutto questo per dire cosa? Per dire ad Alice Ravinale, che è una storica compagna, amica, corsara, ma oggi consigliera comunale eletta nelle liste di Sinistra Ecologista, come ci si sente? Perché come ci si sente a stare in questa cornice, diciamo, in consiglio comunale, e quali sono le cose che, a partire dall'ordine del giorno di cui accennava Simona, insomma, le cose che state mettendo in agenda anche come lavoro di consiglio, voi come Sinistra Ecologista, PD, 5 Stelle, insomma, chi si sta muovendo e come vi state muovendo in consiglio comunale. Ecco. Grazie, intanto grazie molte per l'invito, sono felice di essere qui, grazie per i due interventi che mi hanno preceduta. Allora, come ci si sente? Diciamo che io ho anche questa condizione particolare di maternità che ha coinciso praticamente matematicamente con l'arrivo con l'elezione, quindi do il beneficio del dubbio al fatto di essere un po' distratto, no, per ora evidentemente il prendere contatto con la macchina, la burocrazia, le istituzioni fa capire quanto sia poi difficile per anche i motivi che diceva Simona prima, riuscire a mettere in campo la progettualità che uno vorrebbe. Diciamo che oggettivamente c'è un tema di la città di Torino è vittima del debito che ha accumulato, che è una sorta di spauracchio che viene agitato ogni volta che uno ha l'idea di poter pensare di fare qualcosa, e credo che quella debba essere una priorità oggi. Non c'è oggi ancora, se la tua domanda era quali sono le priorità in agenda eccetera, diciamo che è prematura, sarebbe prematura una risposta. Il Comune di Torino ha un problema serio di personale, per cui oggi diciamo che questi 35 giorni effettivi di lavoro dall'insediamento del Consiglio Comunale, della Giunta, sono stati molto dedicati a cercare di comporre gli uffici con carenze di organico rilevanti, e quindi al momento non ci sono stati movimenti particolari dal punto di vista dell'attività del Consiglio. Le commissioni si sono, questo ve lo dico così, non c'entra nulla con l'argomento, però per le commissioni hanno completato il loro insediamento con la settimana del 1° di dicembre, quindi sono operative di fatto da questa settimana, perché poi la settimana scorsa c'era l'8 dicembre, eccetera. Quindi stiamo entrando oggi nel vivo, quindi magari ci riaggiorniamo tra un paio di mesi, e il discorso dei primi 100 giorni lo facciamo un po' spostato in avanti, perché e questo però è un tema serio e importante anche rispetto a quello che diceva Simona prima, cioè le carenze strutturali legate al personale,
del comune sono oggettivamente problematiche poi anche per portare avanti le attività, nel senso che evidentemente la macchina serve che funzioni bene, serve che non che le persone sappiano dove sono, cosa devono fare, via discorrendo. Oggi il sindaco l'ha detto nel primo consiglio comunale, l'avrete letto sui giornali, di 12.000 di organico ne mancano 5.000, quindi stiamo parlando insomma di una serie di problematiche che oggettivamente esistono e che vanno a confermare il quadro che faceva prima Simona di poi il depotenziamento effettivo della struttura comunale. Quindi questo, così come siparietti da dentro il palazzo, quello che posso dire è che ci sentiamo un po' tutti al primo giorno di scuola, e questo nonostante l'amministrazione attuale sia un'amministrazione di persone che conoscono benissimo la situazione, perché diciamo che non si può dire che siano nuovi, ecco, all'ufficio, però mettere insieme il quadro sta richiedendo uno sforzo notevole. Poi magari è così sempre, ecco, però io vi racconto la mia esperienza e devo dire che per rodare ci vuole un attimo. In questo quadro però l'ordine del giorno che è oggetto del mio intervento di questa sera, che è l'ordine del giorno, la bozza di ordine del giorno che è stata predisposta da TAC, dalla Rete dei Movimenti per l'Acqua, è stata presentata come proposta di ordine del giorno al Consiglio Comunale da ben due forze, nel senso che è stata depositata da Valentina Sganga per il Movimento 5 Stelle ed è stata depositata più o meno contestualmente anche da noi e da alcuni consiglieri del PD in maniera tale che diventi insomma un atto condiviso del Consiglio. Questo perché insomma c'erano stati in alcuni altri comuni, anche in città metropolitana, taluni diciamo posizionamenti politici che abbiamo convenuto come consiglieri comunali che non fosse il caso di riprodurre all'interno del Comune di Torino. Quindi oggi ci sono due ordini del giorno di contenuto più o meno analogo, noi abbiamo aggiunto qualche spunto ulteriore, e ringrazio anche Rocco per il supporto che mi ha dato rispetto al testo base che era stato predisposto da TAC, e i due ordini del giorno verranno discussi martedì alle ore 16:30, c'è una commissione, una seduta congiunta della prima e della terza commissione in cui dovrebbero, non è ancora stato ufficialmente convocato, ma ve lo dico perché magari poi vi interessa anche, ci sentiamo insomma, dovrebbero essere discussi lì e quindi tendenzialmente dovrebbero arrivare in Consiglio Comunale nella prima seduta di gennaio, che dovrebbe essere 17 di gennaio. Io confido sinceramente che l'ordine del giorno venga approvato dal Comune di Torino, così come è stato approvato dalla città metropolitana e da alcuni grossi comuni della provincia, ex provincia di Torino, penso a Grugliasco, penso a Nichelino, tra l'altro questa sera io avevo chiesto a Valentina Cera, ex assessora Nichelino, attuale consigliera comunale, se poteva esserci, ma purtroppo aveva impegni istituzionali, quindi non poteva essere qui, però anche lì è stato approvato, credo all'unanimità, tra l'altro, al Comune di Nichelino. Quindi io confido che insomma il Comune di Torino faccia proprio questo ordine del giorno e poi verificheremo insomma che il sindaco dia seguito e quindi effettivamente faccia arrivare al Ministero, al Governo insomma la richiesta di stralciare l'articolo 6 e anche che faccia arrivare la richiesta di aprire un tavolo tra enti locali che serva per avere un ragionamento ampio su quello che è il ruolo degli enti locali, in particolare dei comuni, rispetto ai servizi pubblici. Su questo mi permetto di aggiungere un paio di suggestioni rispetto a quello che si diceva prima, perché le dico anche a fronte della mia minuscola esperienza di queste poche settimane in Consiglio Comunale, perché effettivamente diciamo che al di là della questione, trovavo molto interessante l'intervento di Tommaso, laddove poi per privatizzazione è la struttura che fa la differenza, no? Per cui anche il tema delle società in house, anche se totalmente pubbliche, poi comportano dei rischi, diciamo che effettivamente il tema è proprio il fatto che venga considerato del servizio pubblico locale tendenzialmente soltanto la dimensione economica, nel senso che praticamente tutto il resto non conta, e questo è problematico perché evidentemente tra l'altro
rimaniamo indietro rispetto all'economia capitalista. Io sono avvocata nella vita, ho amici che stanno facendo praticamente i consulenti per diciamo i piani di impatto ambientale, perché attualmente il green è la cosa che va rispettata a tutti i costi da tutti, eccetera. Quindi addirittura, cioè, diciamo che la stagione che abbiamo vissuto a livello finanziario, come regolamentazione finanziaria, verosimilmente nei prossimi anni la vivremo a livello di regolamentazione ambientale, ma sulle società, diciamo sul liberismo puro, e invece noi continuiamo a ragionare su criteri che sono criteri tendenzialmente di tipo economico. Quindi io penso, e questo è il pezzo che abbiamo aggiunto al nostro ordine del giorno, che sarebbe importante che venissero valorizzati anche criteri di tipo sociale e di tipo ambientale nella gestione dei servizi pubblici locali, cosa che ora che oggi manca. Ma anche a livello, per dire, è stato in questi giorni, c'era il piano di razionalizzazione delle partecipate, quello annuale ai sensi del testo unico del 2016, che doveva passare, ed è passato, passerà lunedì in consiglio comunale, anche una nuova, diciamo, delle nuove indicazioni, linee guida della città come socia delle varie partecipate rispetto al personale. E ovviamente anche lì le indicazioni sono indicazioni puramente economiche, cioè il tema si è passati poi dalla spending review, perché poi c'è stato anche tutto un periodo legato alla compressione anche a tratti eccessiva della gestione, diciamo, delle società partecipate, ma parlando, e questo è un tema che invece io ci terrei molto a portare avanti e su cui ho incontrato sensibilità anche nella Giunta e nel Partito Democratico, rispetto al fatto di dire che la città di Torino si deve fare delle linee di indirizzo sulla gestione del personale, le faccia sulla gestione del personale a 360 gradi, che si dica che non, che rispetto al tipo di contratti, cioè comunque le partecipate danno lavoro a un sacco di persone, la tipologia di contratto, le pari opportunità, ma il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici a prescindere. Quindi questo è un tema su cui tra i pochi che posso già dirti, lo mettiamo in agenda e diventerà una priorità non soltanto sulle partecipate, ma proprio sul comune come datore di lavoro. Secondo me sarebbe importante anche a livello di appalti fare un ragionamento di questo tipo e arrivare con un atto, insomma, deliberativo, che quando si tratta di dare delle linee guida non siano delle linee guida semplicemente collegate al fatto di spendere meno, adesso si può assumere di più, perché le ultime linee guida erano nel 2013, quindi lì era una fase di totale contrazione, i parametri non dovevano essere superati, le spese del 2012 che venne preso a riferimento per molto tempo. Quindi, insomma, secondo me, a prescindere dalla forma utilizzata, e poi è vero che la forma societaria allontana dal controllo, non ci sono i processi democratici, eccetera, ma bisogna uscire dalla logica che il tema sia un tema economico, perché a volte l'impressione è che la politica si senta la corte dei conti, ma questa cosa qui non ha nessun senso. Cioè, il fatto di vivere attraverso, dentro alcuni vincoli, va bene, ne prendiamo atto, non possiamo inventare risorse che non esistono, però è una miopia che secondo me poi dà dei pessimi risultati. Anche perché della gestione invece societaria, quello che ritengo, che forse non è stato detto prima, ma che invece io per, insomma, pregresse esperienze lavorative posso dire, è che poi la questione della societaria ha poi un problema, anche perché non sempre, cioè è stato descritto come se fossero delle miniere d'oro, ma non sempre sono delle miniere d'oro, e il problema è che se poi anche quando nella sua parte patologica, quindi di fallimenti, di chiusure, eccetera, i servizi pubblici rispondono a logiche privatistiche e societarie di mercato, è problematico, perché non puoi avere il servizio pubblico che viene limitato perché non funziona, non c'è la continuità aziendale da un punto di vista puramente economico, no? Anche su questo poi tu interrompimi quando sto andando troppo, perfetto. No, anche su questo, quello che c'è, cioè, per dire, è passato in consiglio comunale poco tempo fa, c'è stata una discussione sulla ZTL, l'apertura della ZTL a Natale, e l'assessora competente, che in quel caso era la Foglietta, diceva: abbiamo chiesto a GTT di mettere il servizio gratuito, ma non potevano. E questa cosa non deve succedere, perché, cioè, nel momento in cui tu hai la tua partecipata che svolge un servizio della cittadinanza e fai politiche pubbliche attraverso quello strumento, l'interesse della politica pubblica deve prevalere.
su quello economico. Ultima cosa e poi mi taccio, penso che oggi diciamo che la transizione ecologica è il mantra e lo diventerà sempre di più nei prossimi anni, c'è un piano di un PNRR che metterà al centro questa cosa, è veramente poco credibile dirsi che si fa la transizione ecologica lasciando la gestione dei rifiuti, la gestione dell'acqua, la gestione della viabilità in mano a soggetti che non rispondono al controllo pubblico se non appunto dal punto di vista della gestione economica e quindi credo che sia assolutamente fondamentale anche nell'interlocuzione che ci sarà nei prossimi mesi rispetto allo stralcio dell'articolo 6, rispetto a quello che potranno portare avanti gli enti locali, dirsi che insomma l'interesse pubblico che sta anche legato alla transizione ecologica è fondamentale che rimanga nelle mani del controllo democratico e appunto pubblico, perché evidentemente non sarebbe credibile dirsi che affrontiamo quel processo con le multi utilities e basta fondamentalmente. Spero di... Grazie Alice. Grazie Ali, quindi 21 dicembre 2021 in commissione, 17 gennaio 2022 in consiglio comunale, save the day. Questi sono le tempistiche, vi aggiorno se ci fossero... Come si dice in questi casi. Sono le 20:30 in questo momento, ma io una ventina di minuti al massimo ce la darei se ci sono... da chi partecipa delle domande, delle curiosità, delle osservazioni, naturalmente contenute nei tempi, perché se ci hanno 20 minuti per provare ad avere un secondo giro telegrafico dobbiamo stare un po' stretti. Brevissimamente, un appello. L'appello è che chiunque di voi conosca un consigliere comunale in qualsiasi sperduto paesino della provincia di Torino dintorni, per favore ce lo faccia anche sapere tramite Rocco, ci possiamo con noi a contattare, però quello che conta è avere il rapporto minimo con il consigliere del piccolo comune, perché è importante, nel senso che questa è l'unica carta che a questo momento possiamo giocare, è quella che il comune, quindi il soggetto, questa componente di orgoglio, chi vuole rinunciare, perché l'articolo 6 è quello, rinuncia, cioè al comune, da persone non più giovane, se passa l'articolo 6 rimangono i certificati di nascita e i certificati di morte, basta, questi saranno i certificati, e quelli lì non si ricucca nessuno perché non sono remunerativi, per gli altri sì, perché ricordiamoci quello che l'analisi che ha fatto Tommaso, perfetta, è difficile conoscere i meccanismi dei servizi pubblici, che cos'è l'ATO per esempio, magari non tutti lo sanno, è l'organismo politico che, come dire, dà le indicazioni al gestore privato o pubblico di come deve funzionare un servizio e gestisce anche e determina la tariffa. Cioè è incredibile come si dà in mano ai privati l'utile garantito, perché non esiste concorrenza nel momento in cui la tariffa è pubblica, sono chiara? Cioè la tariffa è dettata dal pubblico, non soltanto dall'ente locale territoriale, ma da ARERA, ma qui apriamo un ampio dibattito sul mostro, e non è. Quindi la remunerazione dell'investimento, termine che piace tanto ai privati, è garantita, perché la concorrenza vuol dire che Cane fa una penna a 100 euro e io sul mercato la metto 80, poi vediamo se vale, se vince la qualità, lo comprano da te oppure se. Questa è la concorrenza del prodotto. Allora, i servizi pubblici non hanno concorrenza perché hanno la tariffa pubblica garantita. Smart fa degli utili, tenetevi sulle sedie, che sono una media che vanno dai 49 ai 53 milioni di euro, pagati con le nostre tariffe. Allora capite che un servizio, altro che appetibile, sono tutti lì come dei falsetti. Cioè in un mondo dove non si produce più niente, perché non c'è più niente da produrre, adesso la banalizzo insomma, per cui però i soldi ce ne sono un fracco, non sanno dove investire. Smart e la gallina dalle uova d'oro, e questo mi fa una rabbia, io ormai ho un'età tale per cui non vedrò più niente, però mi fa una rabbia che i sindaci, 320 sindaci che formano la base societaria di Smart, che è tutta pubblica, Torino al 52%, il resto sono tutti questi
sindaci di questi comuni non abbiano capito l'importanza di trasformarla, perché non ci farebbe più paura l'articolo 6, capito? È mia, è del pubblico, è mia SMART, non è del gestore, è mia. Ed è un peccato per questa, passatemi il termine, piccolezza della politica, che non è politica, ma è che un menage così, no? Per cui no alla trasformazione, perché amo moltissimo l'amministratore delegato, se gli telefono e dico che il tubo è rotto, viene a aggiustarmelo, non guardo i numeri, non importa, tanto mi fido di lui, mi piace, poi ha una certa tendenza politica. Oppure dall'altra parte, quelli lì che amministrano adesso proprio non li reggo dalla parte politica, non del gestore, quindi quella roba non la voterò mai. Cioè, capite la mancanza del pensiero politico di a chi amministra un comune, che sia grande o piccolo? Ed è stata commessa un disastro infinito, SMART. Guardate, noi ci siamo indignati perché hanno prologato la concessione, doveva scadere nel 2023, l'ha portata al 2033, meno male, perché se no il prossimo anno SMART andava a gara, appunto, fin dalla fiera, due anni, 2013, col 33, fino al 33 almeno, se questo articolo 6 non viene stralciato e buttato via, non vi dico dove, SMART al 33 va a gara, di fisso, non c'è ombra di dubbio. Quindi da una parte sono rammaricata per questa cecità, la chiami politica, non lo so, sì, cecità politica, cecità di non comprendere il concetto del bene comune, che non è un luogo comune, è quello, sono servizi essenziali alla persona che devono entrare, rimanere nella sfera, no? Anche, e poi mi taccio veramente, e chiedo davvero l'appello a quella, se conoscete un consigliere comunale, un piccolo comune, ditecelo che andiamo a trovarlo noi, e insomma con quello che si può fare, con il volontariato, l'impegno che ci diamo in questi anni, e appunto mi rammarico di questa mancanza di sensibilità e di rispetto nei confronti di quei 27 milioni di cittadini, accidenti. Ma vi rendete conto? Da una parola in su si dice che in Italia amano il privato perché il privato è bello, il pubblico no, i carrozzoni eccetera. Questi qui hanno votato il pubblico, hanno detto no, non abbiamo fiducia nel pubblico, e noi cosa facciamo? Scusatemi, l'appello è solo per conoscere il piccolo consigliere comunale. Comunque, ma l'appello che tu fai è in realtà è super pragmatico. È stata anche Bologna. Sì, no, io parlavo dei piemontesi. Sono proprio, no, ma quello che fai sono proprio appunti. Alice diceva, grazie per aver dato uno sguardo e integrato in parte il testo di partenza redatto da TAC. Io questa cosa l'ho fatta in realtà mettendola a disposizione dei compagni e delle compagne di Trieste, di adesso Trieste, e poi ovviamente essendo un lavoro cooperativo comune, ho detto Alice, guarda, qua a Trieste si presenta questa cosa qua, e così via. Un altro esempio di cose concrete che si possono fare a livello istituzionale, nel malaugurato caso l'articolo 6 passasse con l'intero DDL concorrenza, potrebbe essere provare a capire se ci sono delle regioni che si sentono di fare il passo fatto in passato, per esempio nel 2011, cioè portare in corte costituzionale per un conflitto, per un giudizio principale sul conflitto sostanzialmente di potestà l'articolo 6 del DDL, è un'ipotesi, non è che ci siano tantissime regioni su cui fare affidamento, diciamo, da questo punto di vista, però boh, sono cose che dobbiamo immaginare. E se non c'è nessuno, tre pillole e poi lasciamo una, le vorrei dare, fare io, e lasciamo poi un giro di chiusura, magari facciamo al contrario, se per voi va bene. No, l'impoverimento dei comuni e delle amministrazioni è un dato che emerge in maniera drammatica, è allo stesso tempo una strategia e un effetto delle politiche che stiamo descrivendo. È una strategia perché se le pubbliche amministrazioni sono deboli e povere in termini di risorse economiche e umane, sono più ricattabili e conquistabili. È un effetto perché la privatizzazione dei monopoli naturali costruisce questa cosa qua, cioè è chiaro che le risorse anche conoscitive stanno nei gestori privati, non dentro la pubblica amministrazione.
la rilevanza economica come tema. Io paradossalmente, ci vorrebbe un'altra iniziativa per fare sto ragionamento, ma paradossalmente vi dico, io sono felice che sia finalmente alle spalle il tema della rilevanza economica e che il DDL concorrenza abbia alzato l'asticella ancora di più parlando di tutti i servizi pubblici locali senza distinzione. E perché? Perché sarà che io sono un vecchio arnese, diciamo, e provo ad avere un approccio marziano alla visione delle cose, ma la rilevanza economica è un modo di produzione. Cioè, il punto è che bisogna decidere con che modo di produzione porti avanti le attività umane. Tu puoi fare profitto su tutto, pure sulla vendita degli organi. C'è un mercato potenziale della vendita degli organi. Sta alle comunità organizzarsi e auto-organizzarsi in maniera tale da non crearlo un mercato degli organi. E lo stesso vale per i servizi pubblici. L'idea che esista una nozione oggettiva, naturale, di rilevanza economica è una grande bugia che ci hanno raccontato per 20 anni. Finalmente cade questo velo. Ovviamente si alza il livello della sfida. Però è un tema che restituisco alla discussione, perché secondo me è un bel pezzo una novità politica su cui eventualmente lavorare. E alzare il livello della sfida vuol dire che poi c'è sempre quell'articolo 43 della Costituzione che parla di comunità di lavoratori ed utenti, che è probabilmente un elemento su cui lavorare. Lo dico perché noi avevamo invitato stasera a prendere parte a questa iniziativa anche una rappresentanza della Camera del Lavoro, della CGIL, che ha ringraziato per l'invito. Ci aggiorneremo sicuramente, ma sapete che domani c'è lo sciopero generale e pertanto ovviamente sono impegnati e impegnate nel preparare lo sciopero. Però è chiaro che forse un altro elemento su cui ragionare è come riusciamo ad agganciare il più possibile lavoratrici, lavoratori e rappresentanze, e quindi sindacati, per provare a capire anche insieme a loro come questa roba impatta sulla vita delle persone che lavorano nei servizi, quindi un po' anche dialogando con quello che diceva Alice. E questi sono i 3 spunti che volevo dare io, Alice, Simona e Tommaso, se non c'è nessun altro naturalmente, se invece c'è un'altra domanda, un'altra considerazione, la prendiamo e poi andiamo a chiudere. Prego. Scusate, ci ha dato lo smacco, ho voluto parlare la mascherina anche adesso. No, notare. Scusate, effettivamente. Magari abbiamo fatto una buona analisi sulla problematica, è evidente che c'è un processo di togliere potere agli strati bassi e territoriali. Magari cerchiamo di concentrarci anche sulle soluzioni possibili, qualche spunto. Una è la diffusione di iniziative a livello diffuso, però magari volevo sentire anche a qualcuno più esperto se può proporre qualche soluzione. Vabbè, io non sono esperta, per cui non sono molto in grado di dire. Penso che comunque passaggi importanti potrebbero essere quelli di riportare un po', per anche per i limiti che ci dicevamo prima, no? Rispetto all'assenza di democrazia nella gestione, però forse ecco, degli strumenti che consentano ai cittadini di capire, di rendersi conto della rilevanza dei servizi e di partecipare direttamente forse anche alla gestione, quindi delle assemblee pubbliche, penso a esempi che ci sono stati sull'ambiente, per esempio, se non sbaglio a Bologna hanno fatto qualcosa del genere, però ecco forse avere direttamente, no, degli strumenti non semplici, però anche di rappresentanza delle associazioni rilevanti su determinati settori, però quello forse potrebbe aver senso nel quadro, diciamo, di affaticamento della macchina amministrativa di per sé, mettere nella gestione anche societaria a quel punto, però se dentro la società ci sono degli organi da consultare almeno, che però consentono la rappresentanza diretta, diciamo, dei cittadini organizzati, quella potrebbe essere secondo me un pezzetto della soluzione, anche per capire
perché era molto interessante ascoltare l'intervento che ti ha preceduto, cioè effettivamente l'accuratezza, no, dell'intervento l'ho trovato molto bello, ma questo perché effettivamente basta capire poi le cose e allora sì che uno dice no, ma non facciamocele sfilare, però perché questo accada insomma bisogna fare dei lavori e i luoghi, costruire i luoghi in cui ci possa essere un confronto su queste cose, quindi questo è un pensiero, diciamo così, ascoltandovi, che aggiungo a quanto detto prima e lascio la parola per non dare troppo lunga. Simona? Allora, noi abbiamo come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, stiamo vagliando con dei giuristi le possibilità di far emergere a livello costituzionale il conflitto del DDL concorrenza, in particolare dell'articolo 6 con la nostra Costituzione, quindi questa è una strada che stiamo percorrendo. C'è un appello che sta girando rivolto alle organizzazioni, non so se vi è arrivato, altrimenti ve lo giro, a cui seguirà poi anche una petizione rivolta ai singoli cittadini, per dimostrare che non è che c'è una società civile prona a questi diktat, ma che c'è invece una società civile che ancora si ricorda che c'è stato un referendum, che si ricorda che ci sono dei principi e dei valori ai quali non intende rinunciare. E dopodiché, insomma, stiamo anche ragionando su quali altre iniziative mettere in campo e quindi anche insomma suggerimenti che possono venire dal confronto sono ben accetti. Volevo solo ancora un attimo allacciarmi però a quello che dicevi tu prima sugli altri possibili parametri su cui basare il giudizio di una gestione, che è vero che oggi per dire con la SMAP sono tutti contenti perché, come diceva Paola, fa degli utili da paura e quindi cosa vuoi? Siamo contenti così, apriamo il rubinetto dell'acqua e l'acqua esce. Non è in perdita, cioè immagino che per il comune di Torino già sia grasso che cola non avere problemi di quel tipo. Però è anche vero che ci sono altre questioni da mettere in campo, per esempio lo spreco idrico. Cioè la SMAT ha delle perdite che variano dal 25% nel per cento nelle zone urbane al 35%. Con il PNRR abbiamo saputo che uno dei progetti per cui ha chiesto il finanziamento è l'acquedotto della Valle Orco. Ora, io lo pongo come esempio, ma questa è una valle dove c'è questo torrente che già è in stress idrico perché ci sono vari punti di captazione lungo il percorso che forniscono l'acqua alle centraline idroelettriche di Iren. Adesso facciamo anche un acquedotto che prenderà quell'acqua lì. E noi non è che siamo contrari alla costruzione degli acquedotti, per carità, ma se devi prendere l'acqua per buttarla in una rete che perde il 35%, forse stai mettendo il carro davanti ai buoi, forse magari il passaggio prima era facciamo una bella operazione di ristrutturazione della rete, poi pensiamo agli acquedotti, anche perché non dobbiamo dimenticarci che c'è il problema appunto del cambiamento climatico che vede come prima vittima l'acqua, allora non prendiamo in giro i ragazzi dei Friday for Future parlando di verde e parlando di transizione ecologica, cerchiamo di essere seri e di fare le cose che vanno fatte, ecco, difendiamo l'acqua agendo, no, per la salvaguardia della risorsa e quindi sì, questo è un tema che io spero che il Comune di Torino voglia affrontare, come pure quello delle esternalizzazioni, perché la SMAT ormai esternalizza anche la progettazione definitiva delle grandi opere, questo vuol dire perdere conoscenze interne. Non sai più che cosa ti è stato fatto sotto il naso, cioè non l'hai progettato tu, come puoi controllare quello che avviene se non ci hai neanche messo mano? E quindi il ricorso alle esternalizzazioni deve assolutamente essere limitato,
e bisogna che il Comune si faccia carico anche di questo, attraverso gli strumenti che ha all'interno del lato, insomma, perché altrimenti qui veramente non arriviamo al 2033, prima o poi la SMAT si trasformerà in una scatola vuota e alla fine ci diranno che è l'unico modo per tenerla in piedi, facciamo una bella incorporazione, mettiamo in IREN e via. Quindi altro che 2033, cioè noi rischiamo tra 5 anni di essere qua a vederci e piangerci uno sulla spalla dell'altro. Però tutto questo si può sventare, si può prevenire. Bisogna che però ci siano i comuni, ci siano. E poi l'ultimissima cosa è che è anche importante che ciascuno di noi si prenda carico di, nel proprio piccolo, insomma, di sfatare queste falsità che accompagnano il PNRR, che si basa sull'idea che ci sia il nord buono e il sud cattivo, che spreca, come vi ho detto, anche noi facciamo la nostra parte, che le multiservizi siano questo gioiello di capacità industriale, quando si tengono su grazie ai soldi della tariffa, e sullo spreco idrico, idem, i dati dell'Istat, insomma, ci dicono che questi non è che fanno investimenti per sanare la rete idrica. Noi avevamo una legge di iniziativa popolare portata in Parlamento e che anche in questa legislatura, insomma, è andata come è andata, non sarà, però lì il progetto c'era. Rivediamo, facciamo un'opera enorme di ristrutturazione della rete idrica, perché quello, se vogliamo parlare di transizione ecologica, dobbiamo parlare di queste cose qua, e tutto il resto è un po' di maquillage e non possiamo fidarci di quello che ci dicono su queste quattro grandi sorelle che ci presentano come non plus ultra e che però in realtà hanno i piedi d'argilla, ecco. E quindi anche sfatare queste falsità con cui si costruisce la retorica della privatizzazione è veramente importante. Chiudo qui. Grazie Simona. Sì. Dulcis in fundo, Tommaso. Dunque, allora, ho gli appunti confusi, ma provo a ripercorrere razionalmente. Allora, rispetto alla questione che fa, insomma, avete detto, secondo me, molto. Cioè, io penso che sia necessario un risveglio municipale della rappresentanza locale in un paese come l'Italia, che è un paese, a differenza di, diciamo, anche della gran parte dei paesi europei, con moltissimi comuni. Quindi dove c'è effettivamente una, diciamo, dove c'è una conformazione di democrazia locale anche particolare. Ed è vero che è stato detto da più di voi, cioè che i comuni nel corso di ormai un lungo tempo sono stati i più compressi e i più soffocati, anche attraverso ovviamente lo strangolamento del debito. Questa è una cosa incredibile, su cui anche quando sono stato in consiglio regionale sono tornato molto spesso sul tema, proprio con dati alla mano. Dal punto di vista proprio del quadro europeo, l'Italia è l'unico paese che ha fatto pesare sulle spalle dei comuni maggiormente, appunto, rispetto a tutti gli altri, gli obiettivi cosiddetti di bilancio, di rigore di bilancio. Quindi, diciamo, è anche stata oggettivamente una strategia. Non credo che sia sbagliato pensare che in questa strategia fosse proprio compreso anche l'idea di poter mettere le mani sui servizi pubblici e su tanti beni. Pensate alle dismissioni immobiliari, il patrimonio immobiliare dei comuni è enorme, perché strangolati dal debito devono provare a rientrare e, come diceva prima Rocco, se devo cercare di mandare avanti il comune, mi prendo da azionista ciò che mi spetta rispetto alle società che partecipo. Quindi, diciamo, il tutto, diciamo, in una qualche forma si chiude. Quindi è chiaro che serve un risveglio di protagonismo a quel livello. Serve, a mio parere, sollevare la questione di incostituzionalità, e quindi c'è una parte più giuridica, e poi, a mio parere, un'alleanza forte con il sindacato, e provare con i sindacati e provare a riporre la questione su quella dimensione, perché teniamo conto che uno degli strumenti con cui i soggetti che gestiscono privatamente i servizi cercano di fare utili è proprio la compressione del lavoro. Anche qui bisognerebbe quindi capire, ma quando si parla di, a
proposito di non sola dimensione economicistica, quando si parla di un servizio migliore, poi si potrebbe decostruire la retorica sulle privatizzazioni sotto vari aspetti, no? Ma cioè, cosa significa come migliore se tu il tuo margine di profitto lo fai precarizzando, licenziando? Quindi in termini di benessere sociale, di considerazione generale di un andamento complessivo di una collettività, queste sono tutte questioni che devono rientrare. A mio parere i sindacati, come fu importante il ruolo nella campagna del 2011, oggi dovrebbero tornare ad avere un ruolo importante. Tendo un velo pietoso sull'ultima questione, che a mio parere è quella più strettamente politica, cioè la mancanza oggi di un soggetto politico di respiro nazionale, di una certa forza, che possa prendere, come nella migliore tradizione della sinistra, cioè queste fondamentali battaglie e rappresentarle con la forza dovuta. Però non è che stasera possiamo risolvere questo problema, però francamente diciamo lo porrei, perché credo che sia un'enorme mancanza. La seconda questione, Paolo tra l'altro sollevava una serie di cose secondo me appunto importantissime, tu ne hai ripresa anche in parte Rocco quando parlavi diciamo delle asimmetrie informative, non mi ricordo se hai usato il termine, ma insomma a quello facevi riferimento, perché poi quei meccanismi di cui parliamo, no, hanno una dimensione formale e una reale, no? Rispetto per esempio alla... parlavamo prima dell'ideologia neoliberista, un altro degli aspetti dell'ideologia neoliberista è quello di dire, bene, il pubblico regola e controlla, il privato gestisce, quindi comunque il servizio resta pubblico perché si privatizziamo solo la gestione e io regolo e controllo. Questa è una falsità pazzesca, al di là delle questioni che appunto chi fa sa, detiene i saperi, chi controlla può controllare solo attraverso le conoscenze che tu gestore gli dai, quindi in realtà diciamo c'è un problema serio anche soltanto del controllo, perché se tu dovessi fare veramente un controllo dovresti avere una struttura tecnica e manageriale pari almeno a quella del servizio dato in gestione. Quindi tu raddoppieresti i costi, cioè è una follia la privatizzazione dei servizi, perché se tu dovessi seriamente controllare, poterlo fare seriamente, dovresti fare una diseconomia pazzesca che è creare una struttura. Questo è un tema che viene spesso diciamo messo da parte, ma è un tema fondamentale e questo riguarda anche le tariffe. Perché se poi, e credo tutti noi ce ne siamo occupati, insomma, come movimenti, poi io me ne sono occupato anche nella fase istituzionale, ma se si vanno a leggere le carte, ti rendi conto che formalmente il pubblico stabilisce le tariffe. Di fatto sono i soggetti privati che tutte le volte che vanno a chiedere al regolatore ATO l'aumento della tariffa, lo ottengono perché il regolatore ATO non ha più le conoscenze, gli strumenti, nemmeno per capire che cosa gli stanno oggettivamente dicendo. Quindi è una condizione di follia, ma non perché in questo caso ci sia una particolare cattiva fede, ma perché il meccanismo è costruito in modo che, ribadisco, cioè tu dovresti fare una struttura pazzesca, una specie di duplicato, passatemi il termine, di ciò a cui hai dato, per poter fare una seria regolazione e controllo. Cioè capite che qui siamo. Quindi ecco, questa era un'altra cosa che ci tenevo a dire. Terza cosa, allora, ci siamo detti nel dibattito, il sogno di ogni, diciamo, gestore di capitali o se vogliamo insomma capitalista è quello di entrare in un servizio pubblico monopolistico con diciamo appunto attraverso la tariffa profitti garantiti, cioè è il sogno perfetto, non c'è i rischi di mercato. Quindi, e questo penso che diciamo sia chiaro. Abbiamo detto del diciamo del cappio del debito e del fatto che quindi oggi ai comuni comunque faccia comodo essere gli azionisti e incassare quello che possono i servizi pubblici privatizzati. Manca un terzo elemento che volevo aggiungere, perché prima mi sono dimenticato di dirlo, ma secondo me è importante, almeno io per quello che ho visto ha una sua dimensione importante, è la deresponsabilizzazione della classe politica, cioè il fatto che la classe politica guadagna dal fare un passo indietro rispetto alla gestione dei servizi. Intanto perché comunque avere una vera responsabilità nella gestione, nella regolazione è complicato, è oneroso, vuol dire bisogna studiare e non c'è mai stata una classe politica più ignorante e lo dico a ragion veduta, vero, di quella che abbiamo in questo momento. Perché se tu per esempio devi
compiere anche delle scelte di un certo tipo, tu le fai compiere alla società per azione, poi magari tu c'hai il tuo rappresentante dentro la mista o dentro l'in-house, che fa, però formalmente non sei tu quella pena. Quindi c'è un tema enorme di quadratura del cerchio che riguarda proprio la deresponsabilizzazione della politica. A fronte quello che dice, ma come? Uno vi chiede, ci si chiede che l'acqua sia gestita pubblicamente, arriva un referendum di 26 milioni di persone e tu, anziché assumerti questo compito, questa responsabilità e farlo in maniera efficiente, come in mezzo mondo si dimostra, perché gestioni pubbliche efficienti, efficaci, eccetera, ce ne sono tantissime, tu semplicemente continui con questo. Ultimo punto e chiudo, è quello della, appunto, giustamente si diceva, l'assolutizzazione della dimensione economica. Tra l'altro devo dire che se uno anche facesse il ragionamento razionale, anche soltanto sulla dimensione economica, cioè costi, la gestione, diciamo, la gestione pubblica efficiente comparata a una gestione privata efficiente, costa molto meno. Cioè, questo è un dato di fatto, cioè proprio oggettivo, dimostrato da tutti i centri studi mondiali che si occupano di questo. E per anche per un semplice fatto, perché comunque il privato, essendo privato, ha bisogno di fare il famoso profitto, il suo famoso margine di profitto, il pubblico no, e quindi diciamo, loro dicono sì, ma il privato è più efficiente, recupera il margine di profitto, lo recupera rispetto all'efficienza. Ma a parte che, ripeto, cioè, le migliori gestioni mondiali dei servizi sono per l'appunto pubbliche, ma in ogni caso quel margine lì, da dove è che lo peschi per avere una, diciamo, una forza, una dimensione tale, come si diceva prima, dal lavoro, dall'ambiente, dalle mille cose, dall'aumento delle tariffe, dal non fare tutti gli investimenti che devi fare ma li metti lo stesso in tariffa, li fai pagare, insomma sarebbe una lunghissima cosa da dire. Ecco, però diciamo, questo aspetto secondo me va tenuto presente. Poi c'è la questione che giustamente si è sollevata prima, cioè stiamo scherzando, ma un servizio pubblico è un servizio che deve avere un'efficacia sociale, deve garantire dei diritti fondamentali, lo deve fare in maniera universale, lo deve fare in tutti i territori, deve garantire, dicevi tu a proposito dell'acqua giustamente, la tutela della risorsa. Cioè, e qui e chiudo con un esempio che amo fare spesso perché è una cosa che secondo me rende l'idea e che riguarda un altro dei grandi successi che abbiamo avuto, la ripubblicizzazione dell'acqua a Parigi fatta da Anne Lestrade, che è un'amica nonché all'epoca vice sindaca di Parigi, ed è stato un momento importantissimo quello della ripubblicizzazione nella città, per dire, capitale delle grandi multinazionali dell'acqua, Suez, Veolia. Quello che accadeva, è presto detto, insomma, per dare l'idea di che cosa secondo me è un servizio pubblico gestito pubblicamente. Mentre prima le multinazionali prendevano l'acqua iperinquinata che veniva raccolta dalle zone intorno a Parigi, zone diciamo dove c'era un'agricoltura di tipo intensivo e faceva forte uso di chimica, e la depurava e poi la rimetteva in rete, e tutto sommato, passatemi la semplificazione, gli andava bene che fosse fortemente inquinata, perché tutto il costo chimico e energetico della decontaminazione dell'acqua era una delle componenti su cui poi caricava il suo profitto. Cioè, io depuro, mi costa un tot, su quel costo io ci carico una quota del profitto. Quindi diciamo la bolletta era ovviamente alle stelle, e a loro gli conveniva che tutto stesse così. Quando la società dell'acqua si è trasformata in Eau de Paris, cioè è stata appunto ripubblicizzata, una delle prime cose che ha fatto Eau de Paris, la sua presidente Anna appunto, è stata quella di fare un accordo con tutti gli agricoltori di tutte le zone attorno a Parigi che avevano le aree appunto inquinate da un'agricoltura tipo chimico, intensivo, eccetera, un accordo per la transizione verso l'agricoltura biologica. Sembra una cavolata, ma la quadratura del cerchio, perché quello che è accaduto è che i contadini hanno avuto un aiuto per fare la transizione. La qualità dell'acqua nell'arco di poco è stramigliorata, la qualità del cibo di chi compra il cibo prodotto in maniera biologica e non con la chimica, ovviamente anche in termini di salute ci guadagna,
la società ha risparmiato un sacco di soldi, perché invece di dover togliere un sacco di inquinanti, di glifosato, dall'acqua, ha potuto ridurre tantissimo e ha potuto, per questo e per altri motivi, abbassare le tariffe. Allora, questo a mio parere è perfettamente il modello di che cosa significa una gestione pubblica di un servizio fondamentale, cioè quella che tiene insieme in una maniera, diciamo, complessa, olistica, una serie di dimensioni che sono sociale, che sono ambientale, che sono... Non è ovviamente solo l'eliminare il profitto, è eliminare il profitto, ma anche tenere presente della complessità, ecco, della non solo della vita umana, della vita umana in relazione all'ambiente, e di come appunto il pubblico sia l'unico che sia in grado di rappresentare questo interesse complessivo. Grazie Tommy. Ora, per salutare mi sono tolto la mascherina. No, vabbè, a parte gli scherzi, sono le 21.04, abbiamo fatto relativamente tardi. Grazie a tutte e tutti. Con una battuta si può dire che il 17 gennaio a questo punto si organizza un presidio, magari costruendo una bella alleanza sociale larga per presidiare l'attività di Alice e di chi spingerà per avere una mozione che esce quel giorno dal Consiglio Comunale. E poi come appunti per casa, ci riguardiamo una puntata di The Pills, una webserie di un po' di anni fa, quella sul bagno occupato, che non so se l'avete vista, ma come dire, è un ulteriore pezzo di formazione politica sul tema dei beni comuni e della gestione dei servizi. Grazie mille. Grazie. E buona serata a tutti e tutti, anche a chi ascolta.